pomeriggio parleremo di stranieri. Abbiamo un po' sfiorato già l'argomento più di una volta. Io però, prima di iniziare a ragionare insieme a voi, volevo farmi qualche domanda. Non datemi subito la risposta, pensate un attimo e poi facciamo un piccolo giro. Secondo voi, parlando del nostro territorio, per capirci, che può essere Pulcinasco, Corsico, insomma, questa fascia qua, la percezione che avete è che, fatto 100 gli abitanti di Pulcinasco, ad esempio, quanto in percentuale quanti siano gli stranieri? Provate a pensare un attimo. Solo su Pulcinasco? No, può essere anche Pulcinasco, Corsico, dove no, l'interland, io di Colonia Monzese non ho nessuna percezione, no, però qui intorno la fascia dove noi ci muoviamo, in questo modo, sì, questa fetta in cui noi interagiamo. Forse Corsico è un po' diverso da Sago. Però sì, certo, però ci muoviamo. Però diciamo che la fascia che noi frequentiamo in percentuale, ragionate un attimo, nella vostra testa quanti potrebbero essere gli stranieri. E poi l'altra domanda che volevo farvi è, secondo voi, quale sia la popolazione come nascita, come nazione d'origine più presente? E però indiani, ma gli indiani li vedo un po' tutti. Sì, cioè, beh, l'India non è che non è prendiamo anche l'India. Ok, proviamo a fare un giro rapido. Ma qua secondo me sono 4%. 4%. E sono cinesi. E cinesi. Per quanto riguarda la percentuale non so, però nella zona dove sono io ci sono sia cinesi parecchi che anche nordafricani. Io lo so, però un percentuale. Ti dico quello che ho detto stamattina. Per me un 10% cinesi. 10%. Per me un 5%. Sì, cinesi. Ma cinesi, marocchini anche, secondo me. Anche dei marocchini, ma poi la differenza è tra Corsico e Pulcinasco. Io a Corsico ne vedo molti di più, sì, a Pulcinasco molto meno, perciò non so fare una percentuale dei 5 a Pulcinasco e 10 a Corsico. Siamo molto liberi, sì, perché questa è la percezione, non è che stiamo facendo. Non è 10% cinesi, 5% Nord India, dove partito. Ma io direi 15% però misti, un po' di Nord Africa, cinesi e anche altri. Procediamo. Io non ho la pallida idea. Allora, Pulcinasco pochi. Sì. Almeno dove abito io non li vedo proprio. E li vedo di più a Corsico quando vado in giro. E posso farmi un'idea, considerando che ci sono tante badanti, tante rumene, tante ucraine, tante questo genere qua. Considerando questo. Sì, quella hai ragione. Beh. Facciamo un giro. Sono anche io sul 4%, pur non avendo la percezione di vederli. Io sono sulla una maggioranza di cinesi e una maggioranza di romeni. Io sono pochissimo. Io vedo circa 2%, secondo me, attorno al 2%. Soprattutto cinesi, ma perché li vedo nei negozi, i parrucchieri, i negozi di tutto, in giro si vedono. Allora, la mia percezione è più rurale, perché a Milano sono molto, non saprei dire la percentuale, secondo me sono meno di quello che ognuno. Per me sono, io non li vedo neanche, se devo essere sincero. No, lei spara, però spara. Sono pochi, 2-3% non lo vedo. Mi è difficile dire chi sono quelli di più, perché secondo me ci sono quelli che noi non capiamo che sono, che vengono da fuori, tipo quelli dei paesi dell'est, gli arabi molto chiari, noi guardiamo il colore. Sì, andiamo avanti. Anche per me 10% invece, secondo me sono in tanti, vedendo le scuole, la frequentazione dei bambini, dei genitori. Adesso non so definire l'etnia giusta, da dove vengono precisamente.
però io un 10% lo vedo. Io lo so, però devo dare la percentuale. No, di quello che pensi. Oh, su quello che penso io. Su quello che pensi tu. Allora, io gli do su sudamericani il 15%. Già un valore assoluto, quelli che più o meno conosco, che da tanti a 20 anni fa. Allora sono tra i 1000 e i 1500 quelli che sono segnalati in comune, e la popolazione. Sudamericani dell'est, e adesso non so i polini cinesi perché sono una cosa abbastanza nuova, che si vedono. Fermo qua. Ma tu stranieri così intendi extracomunitari? Una popolazione stranieri, diciamo stranieri più genericamente, sì, perché dopo ti spiegherò perché extracomunitari. Non li conosciamo stranieri perché se non lo svizzero, sì, però anche se è extracomunitario. Allora, per voi che siete appena arrivati, stiamo facendo un rapido giro per capire, secondo noi, secondo la nostra percezione, quanti, fatto 100, gli abitanti della zona siano in percentuale di stranieri e quale sia la popolazione che è riferita a un paese specifico più presente. Silenzio! C'è una palazzina lì di 3 piani, la maggior parte sono. Ecco, no, ma secondo te tutti gli abitanti di Corsico, quanti potrebbero essere gli stranieri? Le scuole già hanno il 12%, quello sono sicuro. Oh, ok. Sono già il 12% di bimbi stranieri. E che popolazione secondo te è quella più presente? Maggiore? Nordafricani, io te lo posso dire io. Nordafricani secondo te? Che non hanno la candela scura. Nordafricani, tanti egiziani, sì. Oh. Anna? Io abito qua in zona, stranieri non ce ne sono qua in zona. No, ma noi stavamo facendo un ragionamento per la nostra, per qual è la nostra percezione nell'ambito in cui viviamo del quanti sono gli stranieri, tanti, pochi in percentuale e di che paese sono originari, perché percezione non va a per quanto mi riguarda, e poi sono anche quelli che abbiamo in classe, quindi la maggioranza di quelli che vengono in giro tra Corsico, Cucinasco, Cesano sono quelli. Con una buona percentuale, però non saprei dire quanti, anche di sudamericani. Sì, anche sì. Tanti sudamericani, c'è una zona proprio completa di sudamericani, che è la zona vicino alle Semuga, tutta la zona lì dietro. Se vai a Milano, a Manova, perché scusate, allora no, proprio scendendo. Allora io vi ho fatto queste domande perché uno degli obiettivi non dichiarati però che avevo in mente è, siccome gli stranieri sono troppi, è un po' il ragionamento che viene fuori spesso eccetera, e c'è una percezione che noi abbiamo che ce la formiamo sia girando per le strade che ascoltando anche l'informazione. E per cui il mio obiettivo, uno dei miei obiettivi di oggi invece è cercare di fare un po' d'ordine scindendo quella che è la percezione dalla realtà. Allora, Bucinasco è vero che gli stranieri sono un po' meno di Corsico, ma si spiega perché Bucinasco è più cara, sì, sì, e quindi gli affitti sono un po' più nuova, gli affitti sono più alti, però scopriremo che non c'è proprio tutta questa differenza. Noi abbiamo i dati che sono i dati del 2017 e i dati del 2017 ci dicono che a Bucinasco ci sono 1206 stranieri
dichiarati, stiamo parlando sempre di residenti dichiarati. Sul totale di abitanti? Sul totale di 27.000, quindi sono il 4% della popolazione, ce ne sono effettivamente molto pochi. Sapete qual è la popolazione più rilevante? Sono i rumeni, che sono il 20%. Allora, prima, quando io non ti ho dato volutamente risposta, perché i rumeni che fanno parte della comunità europea, quindi possono spostarsi senza avere la necessità di avere il passaporto, in realtà vengono qui e fanno gli stessi lavori degli altri, quindi vengono messi non a caso dentro questo genere di numeri. Poi abbiamo gli egiziani, che però sono il 7%. Gli egiziani, io per esempio, che insegno agli stranieri, stamattina qualcuno diceva, basta, l'abbiamo già detto, perché ho lanciato una provocazione stamattina, ho detto, ma secondo voi qual è la popolazione più presente qua dall'estero? Perché per la mia percezione erano i nordafricani, ma proprio non ci pioveva. Invece, poi vedremo anche i dati su Corsico, non sono poi così tanti. Li vediamo, perché è chiaro, arriva la donna velata, si vede subito, ma d'altra parte se sei in metropolitana e sai un frate, vedi il frate e non vedi gli altri che hanno l'impermeabile, cioè non è... Scusa, stavi parlando della metropolitana, io mi rendo conto che quando prendo la metropolitana, magari un po' sul tardi, quindi quando finisce l'orario di lavoro, sono tutti stranieri, certo, perché non hanno mai, non sanno dove andare. Aspettate un attimo, dobbiamo cercare di andare avanti con ordine, perché oggi non ce la faremo ad affrontare tutto il discorso stranieri, migranti, e voglio cercare di, almeno di vederne un pezzettino. Allora, abbiamo un 5% di peruviani, Buccinasco, un 5% di Sri Lanka, quindi di cingalesi, il 6% sono ucraine, e queste poi sono le famose donne che vengono qua a fare le badanti anche dalla Romania, cioè 7% Albania, 4% Moldavia, 3% Salvador e un 6% di cinesi. Non sono poi così tanti, però non sono esistenti. Sì, no, stiamo parlando sempre del 6% di quei 1.000, quindi abbiamo 78 cinesi, 43 vengono da Salvador, abbiamo 250 rumeni e 89 egiziani. I dati sono al fine del 2017, perché dati più aggiornati non ce ne sono, però non è aumentata. Corsico in effetti sì. Corsico c'è un 15% della popolazione straniera. E si spiega con il costo del termine. Certo, Corsico è più vecchia. L'ho detto giusto, 15%. No, io sono di Corsico. A Corsico ci sono case più vecchie, case più economiche e case popolari. Case più popolari, eccetera. Però anche qui il numero più alto, il picco più alto, sono sempre i rumeni. I rumeni sono di quel numero che abbiamo detto prima, che si confondono, sono 855 rumeni, pari al 20% degli immigrati, cioè sono un gruppo abbastanza cospicuo. Poi abbiamo 790 egiziani, 18%, ok. 414 peruviani, 10%, l'Ecuador 408, 9%, Filippine 384, 9%, singalesi 7%, ucraini 6%, e vabbè, poi i cinesi sono un 5%, sono 4.167 immigrati, ok, su 27.000 abitanti. Ho poi estrapolato anche Milano per cercare di relazionare. Milano la percentuale sale perché abbiamo una percentuale un po' più alta. La percentuale straniera residente è del 19%. Quindi
Poi però ecco, fare un'analisi su... Sì, no, no, meno, perché è complessa l'analisi su Milano, prendiamola proprio con le pinze perché non ce la facciamo a farle. Abbiamo 1.380 abitanti, 1.000 abitanti a Milano, perché? Perché i milanesi sono venuti ad abitare nell'Interland, noi siamo tutti, praticamente tutti ex milanesi, che siamo usciti probabilmente o 9 su 10. E mentre gli stranieri, secondo me, abitano in alcune zone specifiche di Milano, quindi c'erano i dati analitici anche sulle zone, però non è il nostro obiettivo adesso quello di andare ad analizzarli. Allora, il discorso che volevamo cercare, un altro dato interessante su Milano è quello sull'età della popolazione presente, perché la fascia più consistente è quella attorno, diciamo, dai 20 ai 60, ai 60 anni, diciamo, perché sono quasi 8.500 su 11.000. Poi abbiamo un 14% che sono bambini, praticamente. 14-15%. No, ma questo e poi c'è una percentuale molto residuale di anziani, perché oltre 75 anni sono 200 persone, che è un dato veramente modestissimo. La percezione che abbiamo noi andando a scuola è che le nostre scuole siano piene di bambini stranieri. Chi l'ha detto prima? E però poi i numeri ci dicono un'altra cosa. Allora, è vero che probabilmente gli stranieri abitano in alcune zone più popolari e quindi ci sono delle scuole che sono particolarmente piene di bambini che vengono dai paesi stranieri. Però i numeri non sembrerebbero dire che è così. Questo io ho provato a portarvelo, poi dopo loro vi spiegheranno, continueranno il discorso dando maggiori dettagli e raccontando delle esperienze, perché il mio timore, lavorando io molto a contatto con gli stranieri, è che il meccanismo dell'accoglienza e del cercare di fondere culture diverse si è reso più complicato spesso dalle notizie o dalla sensazione che noi abbiamo. Io ho tentato anche di andare a vedere i dati sui reati, ma sono difficilmente leggibili. Ma sapete perché sono difficilmente leggibili? Perché nei reati vengono inclusi anche il reato di immigrazione clandestina, nel senso che se beccano uno che non ha il permesso, questo vuol dire che è un reato. Invece a noi forse interessa di più capire se uno ha rubato, ha ucciso, delinque effettivamente, cioè, credo che siano due cose diverse. Come qui è vero che non abbiamo i dati sugli irregolari, però io per quello che vivo dentro la scuola noi non chiediamo le informazioni se hanno il permesso di soggiorno, però sappiamo che tra di loro c'è qualcuno che non ha il permesso di soggiorno, ma in questi anni sono stati abbastanza pochi, sinceramente, in proporzione. Mi sento di dire che a Corsico, per esempio, tantissime donne che arrivano dal Nord Africa arrivano perché ci sono le famiglie, perché sono i cosiddetti ricongiungimenti familiari. Ecco, quindi lo sforzo che dovremmo fare oggi potrebbe essere quello di cominciare a scindere un po' quello che sentiamo, ci sono troppi stranieri, forse sì, forse no. E poi da quella che è la realtà, quella realtà ci dice no, Fucinasco proprio non ce n'è, ma neanche a Corsico ce ne sono una cifra così spaventosa. A Milano probabilmente dipende, ma anche a Corsico, cioè la scuola Salma è piena di bambini stranieri, perché le zone maggiormente abitate, popolari abitate dagli stranieri sono quelle attorno. Ce ne sono tanti, noi facciamo il corso certo di ragazzi stranieri delle medie e solo quelli che vengono al nostro corso
sono più di una 35-40, poi ci sono gli altri già integrati che parlano già italiano o perlomeno non hanno necessità di essere aiutati, non ce ne sono pochi, adesso non conosco la percentuale, ma non sono pochi in quella scuola. No, però sul numero di Corsico, di abitanti di Corsico, comunque rientrano sempre in questa percentuale. Sì, certo, però stiamo parlando del 2017. Nel 2018 c'è stato un incremento anche a scuola. Anche se non sono aumentati gli arrivi. Gli arrivi non sono aumentati, anzi sono diminuiti. Sono diminuiti. Hanno fatto figli. È il momento quelli di amare, ma scusate, parlate una alla volta però, perché se no esatto. Non ci capiamo. Ornella Pittà e Marisa Nanzi. Diciamo che forse un po' qualcosina, beh, molti mi conoscono già, insomma anch'io insegno italiano agli stranieri come molti di voi che ci sono qua nella scuola italiana per stranieri che c'è a Corsico da ormai 5 anni e poi sono nella Croce Rossa, una volontaria della Croce Rossa e sono entrata in Croce Rossa dopo aver fatto un'esperienza di un anno al mezzanino della stazione centrale nel 2014, 13-14, dove c'era proprio questa grande affluenza in prevalenza di siriani. Sì, era stato un periodo tremendo. E da lì poi sono riuscita a entrare anche nel campo di Lampedusa che 2 anni fa era gestito dalla Croce Rossa e quindi sono avuto un po' di esperienze varie. E no, quello che si deduce da quello che dice Gloriana è che alla fine la maggior parte di queste persone non arriva attraverso gli sbarchi, non arriva attraverso i barconi che fanno tanta notizia, fanno tanto scalpore, diventano uno strumento per fare propaganda, diciamo, dal mio punto di vista. Detto questo, però, la maggior parte degli arrivi avviene in altro modo, attraverso altri canali. Per assurdo, appunto, i rumeni che sono dell'Unione Europea arrivano normalmente con i loro mezzi. Sì, quindi, sì, no, infatti io non so perché... Se cominciamo a dire stranieri, quelle dell'Unione Europea... Infatti, quello non capisco però, però nelle statistiche vengono insegnate, perché anche io sono andata a cercare, e su appunto di 60 milioni di abitanti che fa l'Italia, gli stranieri, cioè i migranti sono considerati, si parla di migranti in effetti, sono 5 milioni e mezzo, di cui appunto 1,5 milioni sono rumeni, vengono comunque considerati, certo sono migranti, però sì, e ho capito, però lavorare in Francia forse no, è considerato migrante economico. Però scusate, sono migranti economici, no, Nicola Mia, diversi dall'inglese che viene a Milano per lavoro. Cioè io ho lavorato in una multinazionale e avevamo tedeschi e inglesi in organico che vivevano a Milano sostanzialmente, però a mio parere non li puoi considerare alla stregua dei migranti economici che vengono qui con tutta la famiglia, oppure ci sono un sacco di badanti rumeni. E poi io faccio la maliziosa, ci abbiamo quel tantino di intolleranza verso lo straniero. Verso l'inglese non c'è, diciamo, verso il tedesco non c'è, però verso il rumeno, il rom, il rumeno, adesso io faccio proprio la maliziosa deliberatamente per lanciare la provocazione, però comunitari o non comunitari vengono considerati all'estremo degli extracomunitari. Questa cosa almeno tra noi deve essere parenti poveri, non parenti poveri, e vengono qui come parenti poveri, non era il mio collega inglese che è venuto a fare il dirigente, insomma. Voleva un collega come vicino. Sì, ma è una specie di razzismo fatto così, cioè non è il nero, se sei laureato, se sei di bell'aspetto, puoi anche essere... Adesso poi mettiamo in discussione anche un pezzettino di quello che dici tu. Dopo Marisa ci mette un'altra pietra per mettere in discussione questa cosa. Ha segnato un gol per la nazionale un ragazzo nero. Allora, basta, adesso tutti santi, visto che se giocava a tennis non era la stessa cosa.
Vediamo un po', li sentiamo un po'. No, allora mi colpiva appunto questo fatto che poi successivamente ci sono gli albanesi, che noi ce li siamo dimenticati, gli albanesi. È vero. Negli anni 90 c'era l'Albania. Adesso siamo noi che andiamo in Albania. Adesso andiamo in Albania. A mettere sulle aziende, perché sapete l'anno scorso gli italiani dove sono andati come primo paese, i paesi, in Albania. Dicono che è un bel posto e poi economico, anche selvaggio, rovine legate alla nostra cultura. Senti, sai cosa c'è? Parliamo degli sbarchi, sono sciocchezze che dico, ma effettivamente è come se ci assaltassero dei pirati, non so adesso, sai, i mori di antica tradizione. Te lo chiedi un attimino per dopo quando abbiamo queste attività. Antiche che ci tieni un attimino questa osservazione per no, tienila, è interessante e importante, però vediamo di finire di darvi le informazioni poi dopo. No, ma è interessante questa cosa. Niente, dicevo appunto che dai marocchini invece sono 416.000, appunto, questo secondo, se parliamo di dati del 2018, quindi più recenti. Gli sbarchi sono diminuiti. Adesso siamo al di sotto, nel 2018 sono arrivati 22.000, mentre in Grecia 24.000 e in Spagna 47.000, quindi però stanno cambiando la rotta. Hanno cambiato nel 2018, abbiamo già finito, nel 2018 siamo già a marzo del 2019. E le ragioni, le motivazioni sono la prima, il lavoro, la seconda, il ricongiungimento familiare, come diceva lei, perché appunto ci sta. E l'altra percezione forte che ha i musulmani qua, là su giù, 1,5 milioni sono musulmani, quindi 5,5 milioni di persone migranti, cosiddetti migranti, di cui 1,5 milioni sono musulmani. La maggioranza sono cristiani, cristiani ortodossi, ma sono cristiani, quindi anche questa cosa che i musulmani ci stravolgono, ho sentito gente dire diventeremo tutti musulmani, qualcosa così, vabbè. Ci rubano le nostre radici. Esatto. Non sono poi, scopriamo che non sono poi così. Cioè, hanno da fare prima di arrivare a convincere il restante, siamo 60 milioni, quindi togliamo 1,5 milioni. Insomma, gli altri a convincerci tutti quanti a diventare. E poi vabbè, sono concentrati prevalentemente in Lombardia, Lazio e Emilia Romagna, ma questo vada, si capisce il perché, sì, dove okay. Ci sono le... L'altro dato che diceva anche comunque Gloriana, riferito a tuo livello più così, ma anche a livello nazionale, che il 27,4% lavora nei servizi alla persona, quindi badanti, polizia, ci sono anche i filippini che fanno le pulizie, insomma i cinghialesi eccetera. Poi c'è un 17% che lavora nell'industria e un 11% che lavora nel commercio, che saranno veramente i cinesi. No, beh, anche i mercati, sono in marocchini e cinghialesi. La comunità più alta a Milano, secondo voi qual è? A Milano, no, dove l'hai detto a Milano? Filippini, sono i filippini, ma di gran lunga molto di più degli altri. I filippini non si vedono perché sono tutti occupate, perché sono maggior parte sono donne nei servizi alla persona e sono 41.673. In Italia? No, a Milano. Sono una comunità enorme. Il problema è che hanno una difficoltà terrificante a imparare l'italiano. Non riescono proprio. Parlano inglese, ma non riescono. Dopo le osservazioni, queste sono grandi. Ah, un altro dato che mi interessava è che l'Italia si colloca al quinto posto in Europa per accoglienza, quindi abbiamo dei paesi europei che accolgono molto più di noi, la Svezia, la Germania, la Francia, eccetera. Poi c'è il famoso, mi spiace che non ci sia la Luisa che anche lei su questa cosa, il regolamento di Dublino, che è quel regolamento che obbligava coloro che sbarcavano a fare richiesta di asilo nel paese di sbarco, il primo paese di sbarco. Quindi se tu arrivavi in Italia dovevi fare la richiesta in Italia. Adesso a livello europeo
hanno trovato un accordo, stanno, vogliono modificarlo, per cui la modifica sarebbe che non è più il primo paese, cioè allora arrivi, viene identificato, vengono prese le impronte, se tu hai un familiare da qualsiasi altra parte d'Europa si verifica che ci sia questo familiare e viene mandato dove c'è il familiare, dove c'è il contatto, altrimenti puoi fare la richiesta appunto nel paese dove c'è meno, perché dovrebbero essere ridistribuiti tra tutti i paesi europei secondo delle percentuali, e quindi dovresti andare nel paese dove in quel momento non hanno ancora raggiunto la percentuale che gli è stata assegnata. E questa nuova variazione del regolamento di Dublino è stata approvata dal Parlamento, però adesso deve passare al Consiglio e probabilmente non passerà perché molti stati sono contrari. C'è un blocco di paesi che comprende la Polonia, l'Ungheria, non mi ricordo anche chi, no, la Francia, no, che non vuole assolutamente saperlo. E quindi anche l'Austria, mi sembra, che non ne vuole proprio sapere di questa percentuale che dovrebbe accollarsi. Esatto. E quindi poi nel frattempo gli slack appunto sono diminuiti, quindi anche questo discorso qua è un po' caduto, no, insomma. Purtroppo le percentuali di morti invece restano nonostante alti. E niente, perché faccio questo discorso? No, perché appunto è interessante anche sapere gli altri paesi come si collocano, cioè la Svezia, ad esempio, quando ero al mezzanino della stazione centrale, molti di quelli che arrivavano sapevano già dove volevano andare, e la maggior parte non voleva restare in Italia. Questo colpiva perché ci parlavi magari in inglese. Molti siriani parlavano anche l'inglese e si riusciva a comunicare, oppure avevamo comunque qualche mediatore culturale, qualcuno che veniva a fare da interprete, e molti non volevano andare dove avevano appunto, giù come è logico che sia, parenti, amici, conoscenti, molti in Svezia, la Svezia era molto richiesta, e alcuni esplicitamente dicevano in Italia ci voglio stare, proprio lo dicevano chiaramente, però erano costretti da questo regolamento di Dublino a restare lì, perché la richiesta d'asilo doveva essere fatta lì. Io volevo far aggiungere un'ulteriore informazione. Allora, Marisa insegna sempre a scuola di italiano per stranieri, ed è la regina delle torte. Come fa le torte lei a fine anno scolastico? Non le fa nessuno. Avete presente le tabelle Excel? Lei le trasforma in torte. Noi forniamo i dati, abbiamo lei che la lunga mano inserisce tutti i dati che ci forniscono i nostri iscritti, e noi, lei poi li riclassifica, li esamina e fa delle relazioni che sono estremamente interessanti. E qui parliamo un po' del discorso cultura, che prima veniva preso in considerazione, e può darci dei dati che sono relativi a quelli che abbiamo a scuola, è vero, però secondo me sono comunque interessanti. Che scolarità potrebbero avere, così cominciamo da così. Che scolarità potrebbero avere le persone che arrivano? Medio alta. Ad esempio, un'ipotesi? Sono convinta che se arrivano dall'Africa subsahariana sia una scolarità molto bassa. Se arrivano dall'India, da quei paesi di là, una scolarità. No, però c'è da dire che io a sabato faccio con i ragazzini dell'Austria, le elementari, perché io non posso fare altro. È vero, ma non sanno l'italiano, però sanno magari l'arabo e sanno l'inglese. E per di più loro hanno parenti sparsi in tutta Europa, in estate loro li raggiungono. Perciò sono bambini che può darsi che si voglia fare le aste e imparare l'italiano, ma hanno una cultura, una vita già vissuta in tanti paesi che io mi sento sempre provveduta anche della mia esperienza, perché loro mi mangiano in testa, mi sanno parlare di tutto,
Ma scusa, quanti anni hanno? 8, 9, 10 anni. No. Infatti io sono lì che gli insegno qualche cosa, ma loro gentilmente mi sopportano. Io capisco che... Vediamo, sentiamo lei. Allora, in realtà il nostro campione, che comunque è un campione limitato, ovviamente, sono le persone che vengono e che vengono per apprendere l'italiano. Ci ricordate più o meno quante sono? Quest'anno siamo a 210. Siamo a 210 iscritti. Più una ventina che si vedono o non si vedono. Sì, sì, direi di sì. Sì, facciamo 230. 230 iscritti. Che non vuol dire che ci sono 230 persone che frequentano, sì, sì, sì. Quello è un altro discorso. 200, di costo. Corsi con Buccinasco, anche tra Milano, Trezzano, sì. Prevalentemente Corsico, però vengono anche da Diciamo che la maggioranza, tra tutti complessivamente, la maggioranza hanno tutti un livello di scuola media superiore completato. 14 anni in scuola. È la maggioranza che hanno comunque dai 10 ai 14 anni, quindi hanno comunque, dipende poi dai vari corsi di studio nei vari paesi, ma in ogni caso l'equivalenza della nostra scuola media superiore, quindi gli adulti che arrivano nella stragrande maggioranza hanno la scuola media superiore, molti hanno invece anche già l'università, molti hanno, poi ci sono sicuramente, c'è una piccolissima fetta di persone. Direi che forse chi è analfabeta di origine, forse uno, due all'anno. Qualcuno ce l'abbiamo, per esempio nelle nostre case sono le donne, quelle nordafricane, ma sono quelle che vengono da fuori, dalle campagne. Sì, perché non ci sono i soldi, perché le scuole sono a pagamento, ma alcune sono analfabete con il nostro alfabeto romano. Perché poi invece sanno scrivere i caratteri arabi. Quindi questi non sono analfabeti. No, questi non sono. Ma fanno molta fatica a impararlo. Certamente. Anche perché hanno 40 anni e. Vabbè, però non sono analfabeti. No, non sono analfabeti. No, in effetti gli analfabeti credo che siano pochissimi, sì, sì. Che arrivano da villaggi rurali, sperduti. Tra gli uomini forse alcuni villaggi del Senegal o del Congo. Sì, oggi è arrivata una ragazza dal Senegal che è semi analfabeta perché si era venuta già da villaggi sperduti del Senegal. Poi loro parlano Wolof in Senegal, che è una lingua. Assomiglia un po' al francese, ma non si capisce niente. Sì, però è una lingua orale, non è una lingua scritta. Ma io prevalentemente ho fatto per vocabolario anche scritta. È anche scritta ovviamente, però molti l'hanno utilizzata come lingua orale. E guardando comunque tra uomini e donne, c'è una, come si può dire, le donne sono maggiormente scolarizzate tendenzialmente rispetto agli uomini. Non c'è un divario elevatissimo, però tra chi ha la scuola media superiore è un 41% degli uomini e un 45% delle donne. E ugualmente per chi ha un'istruzione universitaria è il 24% delle donne, il 24% degli uomini e il 28% delle donne. Laureati ce ne sono donne. Laureati ce ne sono donne. Che poi magari non lavorano, però. Non lavorano o fanno le pulizie o le badanze, perché poi c'è che lavoro facevi, che lavoro fai. Certo. Sì, tipo mi coltivano quello che non vanno. Io ho avuto in classe un ingegnere donna moldavo. Che faceva la badante, poi abbiamo la farmacista, la Lica è una farmacista. Però da loro non la laurea breve, perché ho avuto 25 badanti momento adesso sì. Però okay. Una cosa che colpisce ad esempio, una cosa che colpisce ad esempio in chi vediamo e quindi la percezione è quella di un livello di scolarità bassissimo perché non apprende, cioè, fa fatica ad apprendere l'italiano perché magari ha una lingua di base che ha caratteri completamente diversi, alfabeti completamente diversi, ma in realtà parlando poi ci sono persone che hanno già una doppia laurea, piuttosto che hanno un'istruzione, ad esempio molte donne arabe hanno un'istruzione
italiana, quindi è una istruzione che vengono a scuola qua e quindi cominciano, ma hanno parallelamente la stessa istruzione della scuola araba, quindi e facendo il percorso parallelo. Beh, una ad esempio è la Fatma, che fa l'esame adesso di arabo, ma vuol dire fare l'esame di arabo, non l'esame di lingua araba, ma di matematica, arabo, scienze, storia, lingua straniera, quindi può fare una lingua straniera nel percorso della lingua araba e può fare una lingua straniera nel percorso della lingua italiana, quindi diventa una cosa molto complessa in effetti. Beh, direi che più o meno sono queste qua. Sì, nelle varie provenienze diciamo che si riscontra una minore elevata scolarità in chi proviene dall'Africa, nel senso che alcuni che arrivano come si diceva prima, da villaggi sperduti, sicuramente hanno una scolarità più bassa. Molto chi viene dalle Americhe piuttosto che chi viene dall'Europa dell'Est ha una scolarità molto elevata. Ugualmente per chi proviene dall'Asia. Dall'America meridionale, dall'America del Sud, però no, non hanno un'elevata. Diciamo che l'America del Sud è molto vasta, è come ragionamento, sì, sì. Perché il Perù non è uguale al Brasile dal punto di vista culturale. Vediamo, ecco, cerchiamo magari adesso di aprire. Allora, visto che tu ti sei guadagnata. Il primo posto, poi dopo sulla manina chi vuole fare le domande o fare delle osservazioni. Parlando di religione, sì. Non che i musulmani, perché sono musulmani, ma io ho visto dei bambini già da piccini arrivare con un'impronta sulla religione che è fanatismo, già da piccoli vengono estradati in quella maniera. Mi sono venute fuori delle frasi tipo le donne si dovrebbero sotterrare vive, ragazzine di 6-7 anni. Allora lì mi spaventa un pochettino, capito? Non è che uno che sia musulmano, l'altro così, l'altro cos'ha, ma il ragazzino ripete esattamente quello che sente in casa senza premi, senza niente, no? E allora lì mi domando cosa si può fare? Vabbè, facciamo però, ognuno fa la sua, come sì, dire, fa il suo intervento, poi dopo cerchiamo magari di rispondere. Io? Maurizia, sì? Una domanda prima, quando voi dite stranieri per i bambini, sono bambini che sono nati qua? Sono sempre stranieri, non sono italiani. Va bene, la domanda però anche stessa. Allora, la maggior parte dei nostri, secondo me, sono nati qua. Poi ci sono quelli un po' di piccoli grandi, mi interessava perché a mio parere questo fatto che uno nasce qua, cresce qua, studia qua, sa solo l'italiano alla fine, cioè mi fa ridere che venga considerato straniero. Ma però Sabini dice di no. Però Sabini può dire quel che vuole, però io la penso così, il mio pensiero. A me ha colpito una volta una ragazzina che stava facendo un mazzo al fratellino più piccolo, fuori dalla scuola, e lei aveva già il velo, quindi probabilmente era nordafricana, e sta facendogli un culo così in italiano. E secondo me quando sei incazzato ti viene fuori la tua di lingua. E però per lei evidentemente la sua di lingua era l'italiano. Ma poi volevo dire questa cosa a proposito dei fanatismi. Allora, a Verona si terrà tra poco una conferenza che raccoglie tutti i fanatici ipercattolici di tutto il mondo. Allora, no, bisogna fare questa cosa, dirsela. Questo volevo arrivare a dire proprio questo. Allora, se noi osserviamo nel musulmano, perché il musulmano sembra la cattiveria fatta persona, poi non tutti sono fanatici, perché si sa. Allora, se la osserviamo qui, io la voglio osservare anche dall'altra parte. Quelli che erano le sentinelle in piedi, che stavano ore e ore a leggere la Bibbia, e che volevano imporre alle donne di rinunciare, di non avere più la 194, che guai un amore gay, che guai questo, guai quello, quello è fanatismo. Questo congresso che si terrà sabato e domenica prossima raccoglie il fanatismo più becero di tutto il mondo, bianco.
anche nero. Sì, no, anche nero. Sono riuscita a recuperare anche. Però questo è bello perché è trasversale, cioè che il fanatismo non conosce il colore. Non conosce né il colore. Cioè, è una questione. Allora, questa cosa va un po' guardata. Cioè, il fanatismo non è che il fanatismo è cattolico. C'è esperienza. Io conoscevo una ragazza del Salvador. E ha conosciuto lì nel Salvador un calabrese, si è innamorata e se l'ha sposata e l'ha portata in Italia. Questa ragazza aveva il diploma di magistrale, però qua in Italia non valeva niente. Allora lei ha fatto la scuola di operatore geriatrico e l'hanno presa a lavorare dove ero io. E lei si dispiaceva tanto di questa cosa. Doveva rifare ancora la scuola di magistrale per far valere il suo diploma. Cioè lei avrebbe potuto fare altro lavoro. Ecco, questa è una mia piccola esperienza. Ma perché qui non vale? Ma neanche i nostri vanno all'estero, ragazzi. Non è che sono solo vi assicuro, le nostre lauree all'estero non valgono. Riusciamo a parlare una alla volta. Non è che cambia la solfa per noi italiani, eh? Non perché ti voglio poi difendere io penso che parliamo una alla volta, scusate, sul ditino e facciamo. No, io penso che in quel caso specifico ci sia stato un problema della lingua, che magari volendo insegnare prima doveva essere padrona. No, parlava benissimo italiano. Questa ragazza che lo sapeva bene. Parlava benissimo. No, mi sono chiesto se poteva essere un po'. La laurea in medicina, per esempio, fa presa a posto. Viene in Italia, non è riconosciuto né dottore né infermiere, niente, deve fare tutto il percorso nostro se vuole lavorare in ospedale, altrimenti cioè, non è così di sera. Sì. Sì, questa è la verità. È la verità, guarda. Altri? Che noi abbiamo avuto dei casi che. Io dire che questo, che ho contattato di recente una ragazza che segue i migranti. È stata in varie parti d'Europa e dice questo, che adesso la via più battuta per venire in Europa è la via 2 di Iraca. E dice che il governo fa tutto questo saper niente, ma sono in arrivo 6.000 persone alla volta che non portano da qualche parte d'Europa e dell'Africa. Perché ora è la via che va per la maggiore adesso, che è l'Italia per l'Europa in Italia. Non sì, ecco. E però Salvini ha mandato subito i gendarmi a controllare se non deve entrare non deve entrare insomma viene entrata c'è la legge però se tutti fossero un pochettino più buoni no, un pochettino più anche io vedo che c'è questa dignità di diventare ricchissimi senza mai accontentarci di quello che abbiamo. Magari riusciremo a distribuire un po' quello no? Sono modi di dire che poi nessuno fa. Carla? Esatto, visto che lei ha tirato fuori un argomento, volevo sentire se voi ci sapete dire esattamente cosa significa la parola di Ussoli. Se ne è parlata nella vecchia legislatura e non si è fatto niente. Adesso, in questa occasione, è risaltato fuori questa parola, se voi siete in grado di spiegare cosa significa. Ci proviamo. Quello che ho raccontato io, insomma. Cioè che lo Ussoli sarebbe, siccome tu nasci in quel paese, hai diritto alla cittadinanza di quel paese. La legge del suolo. Esatto. In realtà la proposta di legge che non è passata prima della fine del precedente governo non era uno Ussoli, per semplicità e per diciamo far capire di cosa si parlava, lo si usava, ma era in realtà molto attenuata, era un sanguinis molto attenuata, c'era una serie di limiti che riguardavano la scuola, dovevi aver fatto tot anni di scuola, eccetera. Ad oggi un ragazzino, un bambino che nasce in Italia deve avere 18 anni per poter chiedere la cittadinanza. E questo io trovo che sia sbagliato, insomma, anche perché cresce qui, parla, tra l'altro poi con dei vincoli molto stretti, perché ho seguito dei casi di ragazzi che appunto erano cresciuti, arrivati a 18 anni, tu hai un lasso di tempo entro il quale puoi chiedere la cittadinanza, se per caso te ne dimentichi o non so che cosa,
Dopo non so, la cosa si complica ulteriormente. No? Io ho sentito che poi dipende anche dai comuni, tipo Milano, che abbiamo un'amministrazione che grazie a Dio un po' lavora bene, credo che lo ricordi, cioè, però non sono sicura di questo, quindi per me detto, nelle amministrazioni dove questo invece è meglio se non succede, non è che sono obbligati ad avvisarti, guarda che stai compiendo 18 anni, per cui se devi chiedere la cittadinanza in questi tempi. Sì, no, comunque non era previsto nella proposta di legge che ci fosse appunto un usuale puro, c'era una serie di correttivi che erano stati introdotti, però non so se non ha... Comunque, per quello che so io una... quella è la legge per la richiesta di cittadinanza originale che non è mai stata approvata. 18 anni devi fare c'è tutto un processo, deve avere determinati requisiti specifici per poter entrare. Questo è in Italia, ma negli altri paesi europei è uguale. No, è diverso da paese a paese, adesso non siamo molto lontani. Diciamo che siamo razzisti nella maniera più sola. Scusate, c'era Tiziana che voleva. No. Per quello che so io sulla cittadinanza, non è così semplice averla, ma non è neanche così difficile. Una persona che conosco io ha il marito che abita qui da 20 anni e 4 anni fa circa è diventato cittadino italiano dopo che ha fatto la domanda, però devi perlomeno parlare in italiano. Lui ha potuto far diventare italiani anche i due figli, ma non la moglie, perché non aveva un reddito sufficiente a coprire una certa quota che viene richiesta. Non è che uno arriva qua, voglio diventare italiano. Anni, reddito, quanti siete? La moglie, con il suo reddito, ha potuto farlo 2 anni dopo. La cosa bella è stata che i bambini hanno insegnato alla mamma l'inno d'Italia. Mamma, mi raccomando, perché te lo fanno cantare quel giorno, no? E quindi lei con me faceva le prove. Poi bisogna vedere quanti italiani sanno l'italiano. Sì, esatto. Quanti italiani sanno l'italiano? Anche perché abbiamo anche il Parlamento che non sanno neanche. Bravo, noi non teniamo mai conto di queste cose. Sembrano sciocchezze, ma bisogna che sappiano l'italiano. Io quando sento Razzi parlare, scusate, dico nuovamente, non so se è il suo cognome. È un nostro ministro. Scusate, ma secondo voi abbiamo bisogno? Scusate, abbiamo bisogno degli stranieri o no? Sì. C'è qualcuno che pensa che non ne abbiamo bisogno? Sì, però queste condizioni come se fosse proprio della merce così. No. Io volevo l'obiettivo di oggi è fare una chiacchierata per vedere, magari di rimettere in discussione qualcosa che potevamo avere in mente perché non ci eravamo confrontati, come me la storia dell'Egizio. Un film con attori molto noti e la trama era praticamente questa: da un momento a quell'altro, quindi dalla sera alla mattina, spariscono in maniera magica tutti gli extracomunitari, i cosiddetti extracomunitari. E quindi cosa si crea? I bambini non vengono portati a scuola, le camicie non vengono stirate, il signore anziano non viene accudito, mancano i panettieri, mancano di qui. Cioè, improvvisamente c'è una società che per una certa fetta si ferma con l'altra parte della società che non sa assolutamente che cosa fare, che è magari la parte più ricca, no? Che si avvaleva di queste persone. E lo spunto del film era molto bello, per cui io sono convinta che noi come società proprio abbiamo bisogno di queste persone, ma anche come forze nuove, perché noi i bambini non le facciamo e invece grazie al cielo loro ne fanno. E se questi bambini un domani magari lavorano anche e pagano l'INPS per quelli come noi che sono vecchi e che ci fanno avere l'attenzione, perché no?
E quello che invece mi fa stanno già facendo, sì, ma infatti, attenzione, questa cosa dell'Inps è importantissima. Noi abbiamo assolutamente, noi pensionati, finisco. No? Da qui però mi lascio poi assolutamente perplessa il come viene gestita questa cosa a livello, lasciatemelo dire, politico. Perché invece a livello politico tu hai la percezione che ci invadano dei tagliagole. In un modo o nell'altro. Dei tagliagole, cioè delle persone che comunque vengono a espropriarci del lavoro, espropriarci dei nostri diritti, entrano nella sanità quando non ci danno. A livello politico hai questa cosa. Chiudiamo i centri di accoglienza, ma ragazzi. Ma e questi qui per le strade che cosa fanno? Come mai riusciranno a... Frenate, c'era lei e poi dopo voi. Allora, io volevo aggiungere una cosa, non voglio creare un dibattito politico, voglio rimanere nella percezione di quello che io personalmente sento. Allora, io sono la prima a essere convinta che noi abbiamo bisogno di manodopera straniera perché noi facciamo pochi figli e su ciò non piove. Dalla mia esperienza personale, quando abbiamo avuto bisogno per la danata i 4 anni di mia madre, che era una romena, io non sono d'accordo che loro gestiscano questa cosa come vogliono loro, senza dover essere messi a libri, senza di qua riconoscergli le ferie, riconoscergli tutto. Questa qui ogni 4 mesi voleva andare a 2 mesi a casa, si era creato un circolo per cui mi mandava giù la cugina, la nipote, la sua amica, tutte gente della famiglia. Buona, cioè voglio dire, non cattiva, certo. Ma ecco, si è creato tutto sto coso che io non sono, quando l'ho conosciuta, visto che me l'aveva trovato mio fratello, eccetera, io gli ho fatto il ragionamento che volevo metterla a libri. Ma è stata voluto? No, cioè, assolutamente. Perché lei ha detto, io mi ero già andata a informare alla Viamonti, mi aveva detto che insomma questa qua non poteva andare quando voleva a casa lavorare 4 mesi, mi fa signora, io quando assumo una persona mi ha detto l'assumo, rispetta il mese di ferie all'anno, ma non fa quello che vuole. Invece ci sono alcune persone, tipo questa categoria di romeni, diciamo, che abbiamo avuto a che fare noi, che invece hanno il coltello per il manico e gestiscono la cosa come vogliono loro. No, scusa, scusa. No, è una multa se ti beccano. Diamoci delle regole, interveniamo, ascoltiamoci, perché siamo qui per ascoltarci e per rimettere in discussione magari le cose che pensavamo prima. Non abbiamo oggi, non abbiamo né la capacità né la volontà di rimettere in discussione la questione sugli stranieri. C'era, c'eri tu e poi lei. No, è giusto quello che ha detto delle badanti, perché anch'io ho avuto a che fare con diverse badanti. Allora, il problema è, non è che arrivano e dobbiamo aver paura, deve essere regolarizzato tutto, cosa che qua non avviene. Il problema è quello. Una alla volta, per favore. Cioè, la gente che arriva con i barconi, cioè, e lì manca di organizzazione, cioè va presa, va valutata, non va messa nei ghetti, non va chiuso da qualche parte. E qui sia una questione politica, cioè perché qui si crea poi in tutti noi questione di vedere persone o sporche o messe lì così, cioè ci fanno avere una reazione negativa. Quindi è proprio la legge che funziona male. Cioè, arriva la gente, si valuta com'è, va messo in, cioè, in casa, in, cioè umanamente va messo a posto. E poi è quello che è sbagliato, cioè è sbagliato come si fa arrivare la gente qui e come viene trattata. Una alla volta, per favore, riusciamo a parlare una alla volta. No, io ho un problema, breve, perché tu hai già parlato tante volte. No, non sono gli stranieri, cioè io quando penso al mio paese, quello che mi preoccupa, perché lo tasto con mano, e l'invasione fiscale. Ecco, l'unico problema vero che io ritengo che appannaggi l'Italia. Allora, ho un appartamento da affittare. Arriva una persona che è brasiliana e mi
sua busta paga, fa il cameriere, la busta paga è di 350 euro. Però lui dice, ma io ne guadagno 1.500. Allora, chi è il delinquente? Il padrone che fa una busta paga da 350 euro o lui che l'accetta? Perché deve mangiare, perché deve mangiare. Cioè, appunto, quello che dice lei sono spesso gli italiani che si comportano male. Gli italiani sono i primi a dire che non devono sparire, però li vorrebbero solo quando fanno comodo. Poi spariscono pure. Allora, io ho avuto mamma e suocera. La suocera, che era pirata, non ha mai voluto pagare i contributi alle badanti. E va bene. Mia mamma chiamava il 113 e quando usciva la polizia, la prima cosa che mi diceva, non la mamma, cos'è, che problema ha, mi faccia vedere il contratto della badante. 15.000 euro di multa se non c'era il contratto. E io facevo il contratto, quando lei andava in ferie ne assumevo un'altra e ne pagavo praticamente tre, perché c'era quella che non c'era, che aveva le ferie più gli scatti, e quella nuova che aveva diritto ai contributi. Io spendevo 200 euro al mese di contributi. Ho avuto il contributo del comune di Buccinasco perché c'era un bando che dava 60 contributi a chi denunciava la badante, faceva la richiesta. Per due anni mi hanno dato 200 euro al mese di rimborso. Io praticamente non pagavo l'INPS, perché la pagavo, ma poi me li hanno ridati. Ma il secondo anno è stato bello perché mi hanno chiesto loro se lo rivolevo. Perché qui erano tutte badanti senza, non facevano la domanda per avere rimborso perché le badanti erano in nero. Io invece che pagavo prendevo pure i soldi. Quindi allora, noi italiani, no, sì, poi dopo passo, avevo detto che noi italiani abbiamo un grosso problema di fondo, che è il rispetto delle regole e delle leggi. Le regole valgono per tutti. Per gli stranieri, questo paese ha delle leggi, alle leggi devono attenersi gli italiani e gli stranieri. Chiunque sta qui e non gli chiedo da dove viene, se parcheggia in sosta vietata viene multato. Punto. Non vado a vedere se è nato a Milano, a Napoli, oppure se è un ugandese. E purtroppo questa cosa non fa parte della cultura italiana. Perfetto. Mi spiace dirlo. Poi racconto una cosa brevissima, personale. Io ho una badante filippina straordinaria che cura mia mamma da più di 11 anni. Io dico che si chiama Santa Belen perché suo abbreviativo è Belen, ma Santa se l'è guadagnato sul campo. Allora c'è stato un periodo a contributi, se le pago un'ora di straordinario le pago la cosa. Io ho fatto la sindacalista, mi pare giusto agire così. Poi, come dice un mio amico, per chi li deve dare sono sempre troppi, per chi li deve prendere sono sempre pochi, che è sacrosanto. E allora devi trovare il punto che sta nel mezzo, non ce n'è. Un anno questa donna è andata in ferie giustamente al suo paese e io ho assunto una signora che conoscevo, italiana, che era già venuto un anno in ferie con noi, con la mamma, quindi conoscevo una signora tra l'altro che frequenta l'Auser, che abita a Corsico. È stata 10 giorni con mia madre, io non l'ho assunta perché aveva 75 anni, pensionata, sì. Era già stata con noi, doveva stare. Le ho offerto, le ho detto quello che le davo, io le davo esattamente quello che dava la badante, punto. E lei mi ha detto sì, va bene, era già stata con noi, quindi. Allora, per 10 giorni lei mi ha fatto una causa, vi informo, la signora italiana. Sì. Posso solo dire che ho sbagliato io, punto. Adesso quando la badante va via, mia mamma va alla casa alloggio, sì, così ci si è risolte di sollievo, così ci si è risolto il problema. Però ecco, questo per noi italiani, stranieri. Scusate. Io volevo dire che però 10 giorni era il periodo di prova, No, era passato da 2 giorni. Ah, vedi. Però volevo dire solo questo, a me piacerebbe molto che ci potesse essere, forse è un sogno, non ho idea, ma una libera circolazione delle persone. Nel senso di poter pensare di potersi trasferire dal proprio paese e andare in un altro paese, normalmente, nel senso che noi possiamo andare in Francia
e con la tua carta d'identità, puoi andare in America col tuo visto, puoi andare in Cina col tuo visto. Perché un togolese, un ghanese, uno dello Sri Lanka non può trasferirsi nel suo paese, che ad esempio in Italia o in Europa, non può venire con il suo passaporto? Perché mai non può avere un visto? Perché? Cioè, questo lo trovo che sia... razzismo. No, trovo, guarda, non ho finito. Trovo che sia... trovo che sia quello che poi crea alcuni dei problemi reali, perché chi poi si trova qui ad essere tra virgolette irregolare, perché è arrivato in qualche modo, si trova anche un capestro di non poter lavorare praticamente, nel senso che giustamente se non rispettiamo le regole questo non può lavorare. Quindi ci sono alla fine una serie di paradossi che sono secondo me veramente una situazione allucinante, perché questi, poi sono d'accordo con te che gli italiani comunque sono abbastanza avvezzi a non rispettare le regole, però trovo che questo alla fine crea dei paradossi e delle follie assolutamente incomprensibili, almeno dal mio punto di vista. Una volta, scusate, toccava lei e poi dopo rifacciamo il giro da voi. Sono d'accordo con Marisa, l'esperienza di più bella secondo me che si è realizzata in Italia, perché parliamo anche delle cose positive, delle esperienze belle, oltre che di quelle negative, sono stati i corridoi umanitari, non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare, che vedevano unita la Chiesa Valdese, la comunità di Sant'Egidio. Cosa hanno fatto? Sono andate in Libano, hanno parlato con le persone, con i rifugiati. Il Libano è uno dei paesi che un abitante su tre è un rifugiato, quindi questo per darvi un'idea delle proporzioni, no? Hanno parlato con le persone e hanno scelto alcuni nuclei familiari e li hanno presi con l'aereo e li hanno portati in Italia, collocandoli in alcune, presso alcune comunità che gestivano loro, ovviamente, perché la comunità di Sant'Egidio, la Chiesa Valdese, non so se avete preso la Chiesa Valdese, quelle che dicevo. Okay, quindi hanno creato tutta una serie di legami, di rete, una rete proprio, vera e propria, tra loro e tra chi poi andava in Libano e selezionava queste famiglie, e hanno creato questo progetto per cui le persone non sono venute in Italia senza morire, portandosi dietro i loro effetti personali, le loro valigie, le loro cose, e scegliendo di venire a vivere qua, no? E sapendo dove andavano, sapendo che cosa andavano a fare, no? senza rischiare la vita. No? Allora, la cosa che io mi dico è questa, nella logica di Marisa, ma non sarebbe più semplice, no? Facciamo questa ipotesi, che il signor XY nigeriano, mettiamo la Nigeria, decide di voler venire in Italia, va presso l'ambasciata e dice: salve, io voglio venire in Italia, l'ambasciata nigeriana italiana in Nigeria. A quel punto noi sappiamo chi è, possiamo guardare i suoi documenti, sono un bravo, che ne so, macellaio, sono un bravo giardiniere, e quindi lui viene in Italia prendendosi un volo aereo, non rischiando la vita, non dovendo attraversare il deserto, morendo, facendosi sfruttare dai trafficanti, facendo tutto questo percorso mostruoso e orribile dove vengono trattati come degli animali, e arriverebbe in Italia tranquillo col suo aereo, pagando un biglietto aereo umano, decente, un prezzo normale, e avrebbe già una collocazione. Noi sapremmo già a priori chi è la persona che sta venendo qua. Non ci sarebbe bisogno di farla morire in mezzo al mare, né di farla sfruttare da qualcun altro. Questa è una cosa. E poi io voglio ricordare a tutti questa cosa che io trovo meravigliosa, che è una cosa che intanto gli esseri umani cose meravigliose fanno, che è la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano, che è stata scritta il 10 dicembre del 1948. Tutti gli stati membri dell'ONU hanno firmato questa dichiarazione. Questa dichiarazione dice, all'articolo 13, ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini, leggo perché se no mi ricordo a memoria, i confini di ogni stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre del 1948. Secondo me non c'è niente da aggiungere a questo.
Questi sono diritti inalienabili di ogni essere umano, tutti gli esseri umani dovrebbero possedere questi diritti. Sì, ma cosa c'è? No, scusate, c'era lui, poi dopo. E poi dopo voi due. Io ho una domanda, volevo capire se su questo argomento la questione si esaurisce qui con stasera oppure si intende andare avanti, anche perché stasera sono usciti un sacco di problematiche, anche le più diverse, e ognuno di queste varrebbe la pena, se c'è interesse, varrebbe la pena approfondire. Credo che stasera non è possibile neanche prendere uno di questi temi a proposito, perché non c'è tempo. Però volevo capire se c'era interesse, se c'era la volontà di proseguire. Per dire la prima domanda che mi veniva da porre. E poi invece, rispetto a un po' di cose che sono venute fuori, mi prendo qualcuno così in ordine sparso. La prima questione che mi ha colpito, quel primo elenco dall'inizio della serata di cui si è parlato, che riguardava Buccinasco e Comuni di Mitofe e Milano, per quanto riguarda Buccinasco, perché è la realtà che conosco un pochettino meglio, che ho avuto modo di approfondire, quell'elenco sono gli stranieri che sono registrati, in qualche maniera sono già portati per l'amministrazione, con gli uffici dell'amministrazione, e in qualche per residenza, per richieste di residenza o per domicilio o per lavoro o cose di questo tipo. E quindi lì c'è dentro di tutto di più. Non ci sono gli immigrati o sono gli stranieri in senso lato che in questo momento, nell'anno che hanno fatto il censimento, diciamo, che si fa tutti gli anni, no, a livello comunale, è la fotografia di quell'anno. E è una situazione che nel tempo varia, che alcuni anni va su, altri anni scende, e la media grosso modo attorno, ultimamente era attorno ai 1000 persone. E tra l'altro la cosa interessante, lì ci sono dentro sia i comunitari che gli extracomunitari. Negli extracomunitari ovviamente quelli più noti sono gli svizzeri e gli americani. Gli americani tra l'altro, l'ultimo dato che io ho visto nell'elenco che ho avuto modo di vedere di qualche anno fa, era proprio una manciata, era opportunità, no? E sicuramente non sono i poveracci che troviamo all'angolo della strada e che ci possono venire ad appinare. Questi qui sono persone probabilmente benestanti che sono qui per lavoro, no? Qualche multinazionale, cose di questo tipo. Chiuso questo argomento qua. Un'altra cosa che mi viene in mente. Per quanto riguarda invece i fenomeni migratori che sono quelli di attualità, apro una parentesi, io faccio parte di un'associazione, si chiama Apertamente, che si occupa di una minoranza etnica che è qui a Buccinasco da qualche anno, 30 anni. Si sta lavorando da parecchio tempo con le varie amministrazioni che si sono succedute per un progetto di inclusione sociale. Vi posso garantire che non è una passeggiata. Io ho fatto questo modo di fare l'amministratore per 5 anni con una delle amministrazioni di Buccinasco, mi è stato assegnato il compito, avevo una delega, ero presidente della commissione servizio alla persona di allora, e tra le cose di cui ero stato incaricato c'era appunto questa comunità e c'era da mettere in piedi questo progetto di inclusione. Si pensava di riuscire a realizzare l'obiettivo dell'inclusione sociale nell'arco del mandato, 5 anni, bene, sono passati 15 anni e siamo ancora lì, nel senso che per buona parte la cosa è avvenuta evidentemente, ci sono messi giù dei progetti, si sta lavorando, però il problema dei problemi era quello della dove? Lavoro e abitazione, poi ci sono la salute, la scuola, eccetera, eccetera, ma questi due c'è qualche difficoltà a realizzarlo, perché lo di oggi, domani poi è come la tela di Penelope, no? Che sì, un giorno si costruisce di notte poi. E la cosa è più complicata. Detto questo, per dire che questa minoranza etnica fa parte di un gruppo che a livello nazionale sono qualcosa come milioni di persone, no? 180.000. Di cui la metà sono la cittadinanza italiana e di questi la maggior parte abita già nelle case di muro, come dicono loro, no?
hanno un lavoro, no? Per cui il lavoro si mantengono. Sono cittadini italiani come tutti gli altri, hanno la residenza qua da tempo. Per gli altri metà, per l'altra metà, ci sono risorse economiche presso la Comunità Europea, ci sono le commissioni apposite, che per tutti i paesi della Comunità Europea che hanno questo problema, ci sono queste risorse che a fronte di progetti di inclusione sociale vengono dati nel senso di condizioni. Bene, l'Italia è l'unico paese che questi patrimoni non è mai andato a prendere. Sì, sì, ma tra l'altro è sanzionata sistematicamente perché non fa progetti. Allora qui il problema non è perché non ci sono i soldi, perché non c'è la politica. Perché probabilmente fa comodo avere questo, che è venuto fuori. Questo lo dico perché adesso, fino all'altro ieri, era di moda. Perché ogni 2x3, 2 o 3 volte all'anno, vengono fuori le campagne, no? Sui media, dove si diceva che c'era questo pericolo. No? Adesso se ne parla poco. Si continua a operare, ruspe, avanti anche per Rom, Sinti e Camminati, che sono quella minoranza etnica di cui io prima mi citavo. Adesso è di moda l'immigrato, ma anche la questione degli immigrati è quella finestra. Se poi ci ritroviamo magari approfondiamo. Lo citavi tu prima, i numeri sono l'Italia per quanto riguarda il discorso dell'invasione, i numeri dell'invasione, è una roba irrisoria. Il Libano, che è un paesino, all'inizio parlo con 1 milione, 2 milioni. Ha 3 milioni di abitanti, di cui 1 milione sono rifugiati. Noi siamo 60 milioni e il numero adesso delle persone che sono qui, si parlava di 600.000, no? Il problema è un grande paese d'Italia, è un paese nonostante la crisi, eccetera, ricca. 60 milioni non riesce a dare una risposta. Quindi il discorso non è il problema che non ci sono le leggi, c'è il problema della volontà di chi sta governando, ma non sto parlando per quelli che ci sono adesso, per quelli che ci sono adesso, per quelli che c'erano prima, per quelli che c'erano prima, per quelli che c'erano prima. Per cui voglio dire una cosa che si trascina. Okay. Ultimissima cosa, io da qualche anno ho scelto di raccogliere e approfondire su questi argomenti materiali. L'ho raccolto e c'è un mio archivio, però sono disponibile, se se ne parla eccetera, poi di metterlo a disposizione. Su tre questioni. Una è la questione dell'immigrazione, d'accordo. L'altra è la questione demografica, la popolazione che varia, e la terza sono i mutamenti climatici. La questione, per esempio, datemi un minuto, mezzo minuto. La questione di cui noi adesso abbiamo a che fare, sappiamo che parliamo di prevalentemente immigrazione legata alle guerre, eccetera, no? Però ci sono anche altri problemi. Ci sono le guerre, sì, ci sono gli immigrati, quelli economici, ma la cosa che non se ne parla, è la cosa più grossa in termini di numeri, sono gli immigrati per le questioni climatiche. Gli immigrati legati a questo problema sono il 50%. Lo riprendiamo questo, perché abbiamo detto che oggi io vorrei far intervenire brevemente loro due e poi chiudere. Solo una cosa per rispondere a Marisa prima, quando diceva sarebbe bello che tutti potessero circolare. Quando mia figlia nella specialistica dell'università ha dovuto andare in America 7 mesi alla Penn State, io ho dovuto dimostrare, mi sono fatta dare tutto dalla banca, tutto il mio estratto bonifico, che io potevo mantenerla là, altrimenti non si poteva fare questa cosa. Anche qui il problema, vengono qui, tutti vanno in Libia, perché sanno che dalla Libia venire in Italia è un soffio d'aria. Però ti non posso dire, qui in Italia ti ricordo, tutto dove vanno? Finire nelle tendopoli. Logico che poi dopo là c'è il caponalato, tutta la cosa illegale, dove vanno? Invece di prendere l'operaio che costa 7 euro, prende il mostro 3 euro. E dopo il guise va come cadune. Silenzio, scusate, non vediamo. No, è una foto con
Allora, io vi ringrazio molto, direi che ci prendiamo, abbiamo splafonato anche con i tempi, però è stato interessante. Ci prendiamo l'impegno, non quest'anno perché siamo, abbiamo già chiuso. È un discorso ampio. È un discorso ampio. Ma sedie prima, di farne un altro. Scusate, un altro pezzettino. La prossima, con la prossima tornata, okay, di affrontare un'altra fetta del ragionamento. Oggi abbiamo provato ad affrontare una fetta.